Ragazzi, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. Ed è arrivato il momento, secondo me, di aggiungere una piccola nomenclatura ai format di effigie di anteprima. Perché effettivamente lo sapete, io ho una fissazione con le etichette, ci tengo molto a categorizzare le cose con una certa lucidità e purtroppo questo tende a portare poi non sempre una fruibilità perfetta dei miei contenuti. Dovrò fare un video di sintesi e bignami di questa leggenda, però intanto un piccolo momento recupero di quello che si fa su questa playlist ve lo faccio, visto che stiamo per aggiungere un punto e virgola. Le effigi sono un nome creativo usato per parlare di quello che sono i miei contenuti di critica, divulgazione e approfondimento dell'industria, delle aziende, di quello che gira intorno al mercato e, infine e soprattutto, dei videogiochi che ne vengono pubblicati. Ora, l'effigie del primo sguardo è un first look. È qualcosa che, una volta arrivato al codice o acquistato il videogioco, provo a casa, nel mio studio, nella mia grotta. Per le ore che decido, liberamente, senza influenze esterne, completamente da solo, e tendenzialmente che porta a una sorta di, appunto, analisi quanto più profonda possibile, ma di un terzo del gioco, al massimo, tendenzialmente, non si va oltre. Poi, a seconda della ampiezza del gioco, può anche essere metà, ma non è qualcosa di finito, è un first look, un primo sguardo su quello che possono essere le impressioni. Certo, sapete che lo so. I miei primi sguardi sono spesso molto vicini al, diciamo, l'espansione di alcune recensioni, però è una questione caratteriale. D'accordo? So che non ho finito il gioco, è un primo sguardo. Poi ci sono, sembra un nome buffo, ma in realtà vi assicuro, è centrato più o meno, i primissimi sguardi. Questi ultimi sono le demo closed doors, le hands-on, ove vado a provare qualcosa, ma non nel mio ecosistema. E con persone intorno a me che controllano ciò che faccio. Ci sono dei limiti, non è un ambiente privato, è una demo controllata, non ho totale libertà sul videogioco e certe regole ci sono. Non puoi magari aprire i menu, non puoi magari eccetera eccetera eccetera. C'è qualcuno che esige un certo tipo di rigore e o di cose vietate in un ambiente protetto perché è un'anteprima. Non è la stessa cosa. Per quanto io sia smanettone, non è la stessa cosa. Non sei completamente nel tuo. E quindi anche il tempo è ovviamente inferiore. Primissimo sguardo. Infatti nel timeline c'è scritto presentazione. Mi presentano al gioco. Poi io vado più a fondo possibile, ma in dei limiti che non sono la mia totale autonomia da videogiocatore. Poi, anteprima. Le anteprime sono quelle rare situazioni in cui effettivamente una prova viene data con enorme tempo a disposizione e in cui io decido di fare un'effigie più profonda, in cui si va veramente molto più a fondo di quanto di solito una piccola demo ti permette di fare. In quei casi sono rari i video in cui magari parlo anche del franchise, approfondisco l'universo intorno alla produzione e alla mia esperienza in essa, vado veramente a scavare oltre l'analisi videoludica di quello che può essere un test e quindi si produce un contenuto molto meno obsolescente. È un'anteprima. Non ho giocato 80 minuti, 30 minuti, 2 ore, no. Ho avuto una possibilità di approfondimento completa, per quanto comunque non è la release del gioco. È un'anteprima. E poi abbiamo le recensioni. Non c'è niente da dire su questo. Le recensioni non ne ho tantissime nella mia carriera, proprio perché quando vado a scegliere di fare una recensione, a volte ci metto 2-3 mesi. È qualcosa di tremendamente completo, di estremamente approfondito, e che decido di fare quando, nei miei vari progetti, nelle mie varie bolle di schedule, eccetera, decido, ok, taglio tutto, faccio questo, perché voglio andare a fondo, nel bene e nel male, a seconda del progetto che decido di criticare, analizzare, e quindi presentarvi con un occhio critico che però non riesce più a essere una guida all'acquisto, in quanto molto postuma, a seconda dei casi. A volte sono riuscito ad arrivare sul pezzo, ma non è qualcosa che tendo a fare. Ora, cosa mancava? Mancava la situazione nella quale sono in fiera e magari ho un appuntamento con un publisher o ho la possibilità di fare una fila stampa e provare un gioco per un quarto d'ora, per 25 minuti, per un'ora, non importa il tempo, ma è un ambiente diverso. Non c'è più quel controllo, non c'è qualcuno che ti dice o ti mette regole particolari, ma sei all'interno di un evento e hai fatto un test all'interno di uno studio. Quindi è una possibilità di approfondimento molto superficiale, ma che comunque è finalmente attiva e non passiva. Non è marketing, è proprio. Questo è il gioco. Non potete raccontarmela. Fatemi vedere.
Questo è il succo. In questi casi ne parlo in live. È la distinzione più importante per me, quella che voglio che veramente arrivi a tutti voi e che per me sancisce proprio il necessario creare un nome intorno al format. State per vedere, post prodotta, pulita, migliorata, sapete come sono, sapete cosa esigo dal mio canale, ma una diretta. State per vedere una chiacchierata in live su Twitch, su Torima, che però è stata chiusa in un video per il canale principale, un'effigie, che però ha un nome proprio. E c'è da fare una distinzione. Per quanto si tende a voler sottolineare come si provino i giochi in questo nuovo nome, comunque Starfield è stata solo una presentazione a video. E vi dirò, mi è dispiaciuto, mi vedrete particolarmente poco morbido nei confronti di quello che ho visto di Shattered. Vi garantisco che è proprio un mio comportamento un po' più pungente per un gusto personale. Non c'è stata totale deontologia, non mi sono limitato. Se volete sapere la mia opinione anche personale, lì la vivrete particolarmente a fuoco. Perché la espansione che sta per arrivare di Starfield è andata in una direzione completamente opposta, l'ossimoro di quello che speravo, completo. Quindi ho dato poche opportunità alla chiacchierata di essere propositiva a livello di analisi, ma sicuramente speranzosa nei confronti di Bethesda e del fatto che in quello che ha costruito e nei potenziali che poi ha sfruttato magari poco ma che sono presenti all'interno del codice del progetto si possa poi recuperare la voglia di valorizzare quello che è stato e non correggere in un'altra direzione, perché tanto ormai è fatta. Sono particolarmente noioso con Starfield, mi dispiace per gli appassionati, ma è anche il mio lavoro non essere troppo edulcorato quando sento qualcosa di fuori luogo in un percorso che potrebbe essere diverso. Poi ovvio, quanto può arrivare la mia voce? Ma se non la si fa, se non la si dice, se non la si rende proprio vocale la propria opinione, a volte si rischia proprio di non far arrivare a nessuno quello che potrebbe essere un piccolo sassolino in uno stagno che manda un sentimento non tossico, ma critico. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo format. È la stessa cosa, semplicemente è una live ricostruita. Parliamo prima di tutto di Avowed, perché di tutte le prove che ho fatto alla Gamescom, una delle più importanti per la mia curiosità, dopo aver fatto delle analisi, discusso dei trailer e della comunicazione di Obsidian, era proprio lui. Partiamo dal presupposto che stiamo discutendo di un videogioco che punta alla componente GDR in maniera esplosiva, e questa è un'ottima, stupenda notizia, perché Obsidian è la stessa casa di sviluppo che ha generato il mio attuale in recupero percorso, no, con New Vegas. Ha generato un videogioco che attualmente, con meno di 10 ore di gioco, mi ha già basito più volte, in nome di una profondità che non mi sarei mai aspettato nell'epoca in cui è uscito, che rivaleggia talvolta, ovviamente a un livello molto inferiore, ma rivaleggia con il boom che ha creato Baldur's Gate 3 come classic RPG. È anche vero che però mi ha, se positivamente sorpreso sotto alcuni punti di vista, molto preoccupato su altri. Tanto che quello che effettivamente mi ha offerto come sensazione cinica, più da consumatore, da giocatore che beve a un bar, piuttosto che da critico e con una certa deontologia, è un grandioso gioco da Game Pass. Qualcosa il quale difficilmente riesce a ottenere un'esplosione di attenzione e di successo come vendita completa, salvo qualcuno che lo provi prima. Perché la comunicazione fino ad ora è stata giusta ma non abbastanza efficiente, e giocarlo mi ha fatto notare delle debolezze che da parte di un pubblico di un certo tipo, spesso molto rumoroso e molto capriccioso e molto influenzante delle masse, verrebbe probabilmente schiacciato. È un videogioco nel quale è bello osservarsi gli ambienti, molto interessante parlare con gli NPC e potenzialmente vivere la storia, ma contemporaneamente è problematico sotto il punto di vista delle interazioni, piuttosto lento, non nel modo interessante, nell'approccio all'esplorazione, e soprattutto caotico nella sua componente più importante, il combat system. Io ho giocato con due personaggi, un barbaro e un mago. Ho fatto la quest della demo più volte con entrambe le classi, facendo diverse scelte a livello di gioco di ruolo. E sotto quel punto di vista sono felicissimo e contemporaneamente stato messo dinanzi a qualche anacronismo. Gli NPC non sono interagibili fuori dai dialoghi, sono invincibili e incorporei. Non puoi spingere qualcuno, non puoi colpire qualcuno, non puoi uccidere qualcuno. Quantomeno non nella demo che era a disposizione, poi bisognerà vedere come la cosa si sviluppa una volta arrivati alla release. Ma, allo stesso tempo, era
possibile invece comportarsi in modo molto interessante, molto offensivo o contemporaneamente inquisitorio o curioso o positivo o fanatico. Ecco, la prima cosa che sorge spontaneo dire di bello è che quando si apre la lista dei dialoghi sono tante. Ogni qualvolta c'era un termine proprio dell'opera, dell'ambientazione, della sua cosmogonia, potevi fermare il gioco e farti spiegare esattamente cosa fosse. Il problema è che questa roba è persino troppa, perché ogni dialogo può arrivare facilmente ad averne 5, 6, 7, 8, cioè nel senso approfondiscono tante terminologie che occupano tantissimo tempo di approfondimento e portano un po' anche a distrarsi da quello che poi è il videogioco stesso. Una cosa molto bella da approcciare a livello di immersione, ma che contemporaneamente non toglie il fatto che poi ascia alla mano ci sono delle cose molto belle e delle cose molto poco belle. Parlando delle figate, il combat system è assolutamente classico, già visto ma funzionale, ok? Nulla di rivoluzionario ma di ben costruito. Prima persona, schivate, attacchi caricati, oggetti, skill da poter sfruttare in base alla classe e, ovviamente, quasi metà della mia intera prova è stata passata nei menu. E sono felice di averlo fatto, perché i menu sono una figata, perché ti fanno capire quanto GDR ci sia. È un vero gioco di ruolo parametrico verticale per appassionati, ed era importante evidenziarlo perché all'interno dei trailer veniva discusso ma mai dimostrato davvero. Tuttavia, il combat ha il grosso problema che nell'istante nel quale i nemici sono magari numerosi coboldi, ragni o minion di una creatura più potente, quando si utilizzano abilità, la sporcizia a schermo è soffocante. Qui non parlo di frame rate, parlo proprio del fatto che a un certo punto, divertente che sia, cominci a dire, vabbè, c'è polvere, fumo, elettricità ed esplosioni, io attacco e moriranno tutto. Va bene, ma non troppo. Il fatto è che non eravamo ancora arrivati al punto nel quale, nella demo, ci fossero effettivi nemici capaci di bloccare un elemento, difendersi da un'abilità. Quindi lo spam era una soluzione sempre efficiente, al massimo potevi essere creativo, e creativo non in modo particolarmente brillante, banalmente c'è una pozza d'acqua, ci butto una granata di elettricità, siamo a quei livelli. Ma quei livelli sono comunque approcciati da una user interface proprio di gioco, da una interazione con le meccaniche molto piacevole, perché per esempio ogni volta che stai per lanciare una granata vedi immediatamente il raggio con una sfera trasparente bianca poco opaca che ti fa subito comprendere dove arriverà, il danno che farà, in quale area. Bellissimo, quella cosa l'ho apprezzata tanto, ma si ferma lì. Nel momento nel quale ho giocato il mago mi sono divertito a sperimentare i vari incantesimi, ma era estremamente più efficace prendere il barbaro, andare di ascia, fare l'urletto e spaccare di asciate tutto, anche perché comunque alcuni attacchi avevano un passo in avanti, altri avevano una spinta che ti permetteva di buttare di sotto i nemici o buttarli a terra interrompendo attacchi e loro buff. Molto carino. Il mago ha bisogno di gestiamo il mana, cura del mana, dardo di ghiaccio, non è entrato ancora il ghiaccio, lancio una scarica elettrica, carino, però fate lo stesso male di una picchettata sulla testa di un barbaro, no? L'uso di incantesimi benefici o elementali, molti particellari a schermo, tante schegge di scudo che si muovono, polvere, tantissima, inspiegabile polvere bianca mentre si combatte, è qualcosa che deve essere un pochino tarato, tanto che Obsidian ha detto noi faremo il gioco a 30 fps così ci sbizzarriamo sugli effetti. Un'opzione no? Vabbè, quindi effettivamente se c'è una cosa che vi posso garantire non accadrà è rimanere sorpresi da Avowed. È un vero e proprio more of the same. Quello che però ho visto di anacronistico è che, per esempio, i dialoghi avevano a volte un problema. Una delle cose peggiori che puoi fare in un immersive sim come questo nel 2024 è che quando magari hai un ragazzo ferito e hai il companion che ti dice lui potrebbe non farcela, dovremmo dargli delle medicine, e tu magari da personaggio non esattamente positivo gli dici ma io le medicine le tengo per me, questo può anche schiattare, e il ragazzo ti fa e in effetti sto proprio male e muore il ragdoll davanti a te mentre è ancora in piedi. Cazzo, ma fai una via di mezzo. Se il gioco è abbastanza ampio, ci sono tante queste dialoghi, chi si lamenta di questo può dire ah, a me è un po' spezzato l'immersione, ma è una sospensione dell'incredulità del videogioco che puoi accettare di avere tranquillamente. Tuttavia, le possibili direzioni delle quest per ora sono estremamente didascaliche, sono estremamente scolastiche. Ti aiuto
non ti aiuto. Amico, nemico. Cioè, bisogna vedere se fuori da queste interazioni di demo il gioco, avanzando e aumentando di livello e scoprendo fazioni e storia, si complichi un po'. La mia preoccupazione è che diventi troppo sostenuto da se stesso sulla lore e l'ambientazione e poco sul videogioco. Ma è solo un dubbio. Tuttavia, se il genere non ti piace, è impossibile che ti catturi. Non ha quella capacità di affascinare, come magari ha avuto Baldur's Gate per tanti. È un gioco davvero del 2013, uscito oggi, rifinito con amore, il che non è un male, ma può provocare quell'effetto di beh, comunque fa parte di un servizio di abbonamento che io supporto e che mi permette di giocare un GDR Obsidian fatto in ambientazione Pillars of Eternity e non volevo da Fallout New Vegas, cazzo sì! Per chiudere un argomento che più di così non può essere approfondito, ragazzi. Ottime componenti GDR per chi ama la parametria, bisognerà vedere come si applicano. Mondo di gioco estremamente interessante, ma forse un pochino soffocante. Molta esposizione, poca interazione. Come questo poi si approccia al gioco completo o anche soltanto a 30 ore e non una, è interessante da affrontare, perché è la chiave finale tra un buon videogioco e un cattivo videogioco. Non c'è la via di mezzo, perché la via di mezzo è qualcosa che oggigiorno da Obsidian non puoi voler aspettarti. Guai a lamentarsi se non al dire però peccato, da quando fu presentato mi aspettavo qualcosa di rivoluzionario o un vero passo in avanti. Non è un passo in avanti neanche con la punta dei piedi, neanche il la luce che fa ci provo un pochino. Non lo è mai in niente. Non è un male, è semplicemente un dato da analizzare e da mettere in conto quando si fa l'analisi. Per quanto riguarda invece la presentazione del DLC di Starfield, si vede tantissimo che sanno esattamente quello che il pubblico ha detto loro su Starfield. Tuttavia, ho trovato veramente così tutto sbagliato, ci sono rimasto così male di quello che ho visto e per come l'ho visto, che non mi sento per niente positivo al riguardo. Purtroppo il motivo è semplice. Sembrano solo dei passi indietro e neanche un passo in avanti. È come se loro avessero detto, va bene, non ha avuto il feedback che volevamo, facciamo passi indietro per far contenti i videogiocatori. Non si fa. Siate testardi e continuate sulla vostra strada cercando di migliorare l'approccio di uno scheletro che è diverso dai vostri precedenti lavori. Valorizzate ciò che avete fatto. Vi ricordate tutti gli approfondimenti fatti su Starfield quando era anche uscito il discorso da parte loro di dire, ragazzi, lo spazio è vuoto ed è anche una scelta di design, l'importante è notare anche come la mancanza di contenuti netti e densi faccia parte di una certa narrativa e pam, veicolo gratuito da aggiungere per fare più presto da punto A a punto B, che è immediatamente un raga scusate, in realtà era una cazzata. Queste ipocrisie io le odio, cioè piuttosto prenditi la merda, ma se devi dire una stupidaggine come lo spazio vuoto è divertente perché è vero, allora non mettermi il veicolo poco dopo gratuito perché almeno arrivi presto al dungeon. Però non è quello il DLC. L'espansione è stata l'antitesi di ciò che è effettivamente la struttura di Starfield, perché al posto di concentrarsi su quello che è la capacità di esplorare lo spazio, di migliorare il modo in cui la proceduralità offre opzioni, il modo in cui si può affrontare quello che è l'unicità dell'esperienza, no? Anche di gestione planetaria, no, hanno fatto un mondo a mano e l'hanno detto così tante volte. Io ero lì seduto e non ero entusiasta, ero un po' imbarazzato perché continuavano a dire ed è fatto a mano, tutto a mano, proprio a mano, che è l'esatto opposto di ciò che Starfield aveva supposto essere la sua struttura. È ovvio che un lavoro fatto a mano è positivo, ma certo, la cura, il dettaglio, Starfield ha tanto lavoro fatto a mano, semplicemente un po' troppo sparso. Il punto è che se mi fai un mondo fatto a mano che aggiunge una cosa extra e non migliora il precedente, purtroppo la stucchevolezza che può far raggiungere Starfield a causa delle sue lacune non viene migliorata dal fatto che chi lo ha giocato fino in fondo adesso ha un mondo extra bello fatto a mano con le quest scritte. Non è il modo in cui io mi sarei approcciato positivamente al commentario di un'espansione. In questa espansione si parla di energie talmente poco, tra virgolette, scientifiche, che si perde anche un po' quell'idea di mood non fantasy. Cioè, ma cazzo, ma Starfield è Starfield, Elder Scrolls è Elder Scrolls, Fallout è Fallout. Distinguiamo, ci avete messo un quarto di secolo a fare una nuova IP. Non è venuta bene per alcune cose, d'accordo, ma non cercate di violentarne l'anima solo perché così qualcuno è contento, no?